siamo al Castello Aragonese di Otranto in anteprima per l'inaugurazione della mostra dedicata a Renato Guttuso, che sarà inaugurata nel pomeriggio e terminerà l'8 di gennaio, salvo proroghe, speriamo. Giuseppe, benvenuto. Guttuso, una grande passione. Quali sono le tematiche di Guttuso e perché ami tantissimo questo artista? Allora, innanzitutto perché rappresenta il Novecento italiano, uno dei più grossi esponenti insieme a Fontana, Modigliani e Campigli. Poi perché comunque è un artista che non tradisce mai. Ogni mostra è sempre un'emozione nuova, c'è sempre un pubblico nuovo e riesce a portare un pubblico dai bambini agli anziani. Quindi per noi curatori avere un pubblico appassionato, avere un pubblico intellettuale, avere un pubblico che si entusiasma è sempre un grande risultato. In mostra c'è un corposo nucleo di opere di Guttuso dagli anni 30 fino agli anni 80, quindi una sorta di spaccato trasversale della sua produzione. C'è la storia politico-sociale, c'è la storia dedicata alla sua unica, alla sua moglie Minise, e c'è la storia anche dedicata ai nudi femminili, dove poi è tanto rappresentata la Marta. Diciamo, c'è tutta la sua storia dagli anni 30 agli anni 80, divisa in opere ad olio, che ne sono 8, in una serie di tecniche miste e qualche litografia, per un totale di 55 opere. Direi una mostra fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Otranto e fortemente voluta fare in maniera degna a realizzare da me. Qui abbiamo alle spalle nostre, ed è giusto che si presenti, forse una delle opere che rappresenta il vero Guttuso, perché il suo studio d'artista, che rappresenta pure l'emblema della sua pittura. In effetti lo studio d'artista qui realizzato da Guttuso, nel momento in cui era allo studio di Via Pompeo Magno a Roma, è decisamente in qualche modo la fotografia della sua personalità. È la sua vita, è un pezzo del 63, praticamente da questo studio e da questa opera si può dire che nascono poi tutti i capolavori della vita di Guttuso. Continuo nella mia chiacchierata su Guttuso perché non solo è presentato un nucleo storico molto importante, ma anche una serie di tematiche affrontate in maniera molto approfondita. Sono molto interessanti sia i disegni per i tarocchi, i disegni colorati, sia un approfondimento sulla serie della Divina Commedia, ma poi i disegni e i bozzetti preparatori di capolavori come le Fucilazioni, come la Vucciria, quindi veramente un'attenzione anche filologica al percorso di Guttuso. Di solito ultimamente l'arte contemporanea ci propone più l'impatto visivo immediato che la lettura proprio, la nitidezza poi dell'interpretazione dell'opera. Su Guttuso invece va detto, va interpretato ed è importante dire che in questa mostra ci sono proprio gli studi preparatori, quelli dai quali, tipo la Maddalena piangente, la Crocifissione, da lì nascono poi grandi capolavori come la Crocifissione, come Mimise col cappello rosso. Da questa mostra le figlie di Lot, da questa mostra poi nascono i grandi progetti museali.